Allora, l'altra sera ho avuto una riunione condominiale e qui mi viene una cosa da dire. Allora, sono arrivate, innanzitutto chiamo, nel senso, vieni, sì, vengo. Sì, ci sono. Guarda che il tagliolo, sì, ci sono. Arriva il tagliolo e non ci sono. E arriva il soggetto, o lui o lei, con ste deleghe in mano, come dire, questa è la mia forza. E questi sono assenti. Dico, mi viene da dirmi, ha detto che veniva all'ultimo minuto, chissà, guarda al caso, in 365 giorni all'anno meno uno, 364 giorni all'anno che hai tutti i cazzi tuoi da fare, il 365esimo giorno all'anno, una volta che devi venire in sto cazzo di riunione, non puoi. È successo un fattaccio. La sfiga sembra che ti segua, che dice a solè. Allora arriva sta tipa, tutta incazzata. Siete nervosi. Ah, ce n'è anche per lei, come se abituati sicuramente con qualcuno che arriva lì senza niente, ma io, come dicono a Napoli, canisce un effesso. Cosa faccio? Nonostante sia una scocciatura al momento, essendo stata una riunione al momento in un locale pubblico, e poi spero quanto prima di fare sto cazzo maledetto di ufficio, che cosa faccio? Mi porto dietro tutta la marlam, due bei borsoni così, carichi di carta, perché dice arriva al computer carta, la carta sparisce. Dopo varie discussioni, eliminiamo l'impresa, fermiamo l'ascensore, perché adesso guardano. Allora, un lavoro da fare prima che arrivi in inverno, possa spaccare il ghiaccio, lo facciamo dopo. Così dopo, non, cioè quel presentino non conta, perché il ghiaccio farà il suo corso e sfascerà mezzo mondo. Avvisati, va bene. Alla fine, come dicono a Napoli, chi se ne fotte, vogliono fare così, faccio così, se poi sbaglio sono cazzi loro. Insomma, in parole povere, Benuto si salta su, fa, perché io non capisco, ma queste spese, ma queste fatture, guarda che è segnato lì nel consuntivo preventivo che vi mando, ci sono tutte, anche perché bisognava già farlo all'epoca, qualcuno lo faceva alla fine, io l'ho sempre fatto man mano che arriva, non so, l'Enel, arriva, si fa un pagamento, si manda, si fa l'assegno, io faccio tutto con assegni, mando al commercialista, registro un assegno sulla fattura e registro un altro assegno sul conto corrente, in modo che quando faccio il finale, il controllo incrociato, ho le due entrate e i due pagamenti che sono corrispondenti, perciò non mi sbaglio. Io tranquillamente ogni anno faccio 11-12, si base come cade il bilancio, prendo il mio bel fascicolotto di fatturette, tac, fattura, assegno dietro, fotocopia, faccio vedere, allora, l'esperta sul campo. Dopo, volendo, che vogliono capire, poi non capiscono un cazzo, perché lavorare con Excel e avere due coglioni così, cosa fanno? Ma che cosa è questo? Stastos. Ah, dico, questa è la. Guarda, guido. C'è un cavillo da cacciare, un gancio, no? E questo, ma come mai? Ma come mai lui paga? Ma perché se non ha pagato precedentemente, se li ritrova doppi. Insomma. Ah, va bene. Cioè, quel va bene, come dire, concordo, tutto a posto. Per non fare la figura di merda, perché si vede che non ci capiscono un cazzo. Ora io dico,
Invece di essere così ipocriti, fatevi vedere, dite la vostra. Non che non state bene, non ci siete, venite, non venite. Mando però, mi dai il numero della tipa, poi la tipa manda a dire che lei non vorrebbe... No, tu non vorresti un cazzo. Cioè, tu se sei in un condominio fai quello che dice eventualmente la maggioranza. Se poi tu non ti va bene di cosa si deve fare, prendi, vendi, ti levi dai coglioni. Il condominio è fatto così. Siete tutti comunisti, perciò o tu stai in quelle regole e tu ne esci. Ma chi ha fatto queste leggi? Vai da chi ha fatto le leggi. Così viene rotto per i coglioni a me. C'è tanto di regolamento, c'è tanto di riforma. Prendi che riforma e le leggi. Ah, ma non c'ho tempo. Uno mi ha detto... Noi le leggi non le leggiamo, ci penso il giudice. Cioè, ma ragazzi, non ci rendiamo conto. Ma che cos'è tutto? Poi arrivano armati, appunto, di decisione già pronta, perché vengono con la fissa, con la convinzione che tu sei un ladro. Che tu quello che gli stai proponendo di pagare, così tanto, perché poi salta su e fa. Ah, ma dice qua c'è la cartoleria, ma già non ha. Costa tanto. Allora, la cartoleria non è la cartoleria in se stessa, è una cosa che voglio chiarire un altro per tutti. La cartoleria, si scrive cartoleria per dire, si intende i postali. Se devi andare in posta, vai con un mezzo o vai in aereo. O è gratis il carburante, no. Vedo che sta aumentando di nuovo, adesso le accise non sanno dove pigliare, dal 22-25% si agganciano alla benzina, al gasolio. Allora, i mezzi costano, le gomme costano. E poi quando eri in posta che ti fai un'ora e rotti di fila, perché gli ho detto, ma se tu sei la mia segretaria che va in posta e ti faccio fare la raccomandata, ci stai un'ora e 40 e non te la pago, ti sta bene? No, e allora? Allora vedi che quei 100, 150, 200, che cazzo che sia, sono adeguati a questa perdita. Mi chiami, vengo. Nel corso dell'anno mi chiami 4 volte, io vengo. La carta e le fotocopie non costano? Te le fanno gratis? La carta non costa, il toner non costa, la corrente non costa, il monitor non costa. Quando si brucerà sto cazzo di monitor non mi tocca cambiarlo, e il computer mica è eterno. E se tutto un colpo, una bella mattinata parte e 4 ore di riserva nel caso ci sia qualche casino, non costano. La gente è di un'imbecillità micidiale. Allora credono che sia uno scherzo, ma perché non mi mettete a farlo voi sto cazzo di lavoro di merda? Invece di rompere i coglioni. Allora, o state alle regole, o sennò, o vi verrete alle coglioni, o accettate le condizioni, se no lo fate voi. Tanto adesso con questo nuovo governo, con questa legge, di questo decreto di merda che hanno fatto, che da 4 le hanno portate a 8, così già c'era l'evasione, a 4, a 8 c'è ancora di più, perché tanti non pagano più cazzo, perché tanto non si viene di fattura, non si viene di niente, poi nessuno è anche amministratore. Questa è l'imbecillità di questi cretini che abbiamo al governo. Oh, aspetta, formuletta magica. Se vi dicessi, vedi? Allora, invece di combattere l'evasione la vanno a ampliare. Ma tu devi fare 4 obbligatorio, ci mettono in con tutto in regola. Allora non scappi, perché se tu vuoi fare un lavoro devi metterci. E poi devi obbligare, devi fare il lavoro di giardinaggio, ci devi andare alla ditta. Devi fare il lavoro di polizia, ci devi andare alla ditta. Non che lo fa il condomino. Se qualcuno cade, si fa male, si spacca la testa, chi paga? Nessuno. Poi dopo, ah, come facciamo? Quanto ci costa? L'altro giorno l'hanno intasato in uno scarico. Adesso chi paga? Ecco, adesso chi paga? Ma porca troia puttana, perché non si sta attenti a buttare quel cazzo di pannolini in quel cazzo di tubo? Adesso chi paga? Ah, ma chi è stato? Io? Io no, io pannolini non butto mica. Non ho mia moglie, assolutamente. No, no, cosa pannolini? Ma li usa pannolini? Ah, usa Tampax. Fatti inculare, va. E queste sono una cosa, sono azioni di disturbo che rompono i coglioni, ragazzi, perché uno già si fa il culo, sta delle ore, adesso sono quasi l'una, sono ancora qui a sbucchinare dietro sto cazzo di cose, domani c'ho un accidente di assemblea e devo preparare tutto, assicurarmi, perché devo avere tutto domani più di un'altra, e mi sento dire questa, la cartoleria, do le fatture, ma qui non mi risulta come mai spendiamo, ma puttana schifosa, questo che cazzo è? È fortuna che mi porto dietro tutto. Ho fatto girare i coglioni questa sera. Infatti, hanno mica neanche sonno. E domattina c'è un'altra assemblea da combattere. E domani preso un'altra ancora da combattere, un'altra deficiente. Arrivano le pulizie, ce le facciamo noi perché... Se... Ah, ma non è mai caduto nessuno. Come? Mi è andato un altetto, non è caduto nessuno. Sì, perché uno che ha un altetto deve volare. E se vola? E se cade arriva per terra? E se si ammazza? Io non sapevo un cazzo. Sono cazzi vostri.
Avevo detto chiaro e tondo, a me non me ne frega niente. Però che poi non è poi così. Adesso io lo metto a verbale, siamo a posto, mi sbatti i coglioni altrimenti. Ma quello che mi ha dato fastidio è veramente come non vengono e mandano avanti queste iene che poi alla fine vanno via con la coda fra le gambe perché non hanno potuto dimostrare che loro avevano ragione. Perché non hai ragione con me, perché faccio di regola per 100%, al 100 per 1000, cioè come pigli un granchio. Cioè non rompiamo i cosiddetti coglioni, gente, eh? Stiamo nelle regole, se no amministratevi da soli e levatevi dalle palle. Una roba da pazzi. Sara, cos'è il tavolo fatto? Vieni qua. Vieni qui. Ma guardate costata. Su, 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 su. Qui, qui, qui. Stasera, cosa cazzo c'è? Guardi, ma quanto pelo che perdete, dai, cadere il pelo. Queste sono le mie bambine, le più belle del mondo. Se potessi trasformarle in segretaria. Mi pare che sia. Bene ragazzi, va. Comunque, come diceva la mia mamma, che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Diceva Oscar Wilde, si chiama. L'ambizione è l'ultimo rifugio del fallito. Quando trovate qualcuno che è così maledettamente ambizioso, poi se gli fai osservazione, perché mi hanno detto, però se gli spaccano i coglioni ti manda la lettera, l'avviso dicendo mi hanno rotto le palle ieri sera, eh? Se gli vai a dire qualcosa, chi è stato? Perché a me non mi devo, come si permettono, ma chi è? Però se lo fa lei o lui, va bene. Allora dopo, cosa succede? Allora, questi litigano e ti faccio... Beh, cercate, allora lei fa, ah ma te dai ragione a lui, e lui fa, ma tu dai ragione a lei, cioè allora, io non ho capito, a questo punto dico arrangiatevi, non voglio sapere niente, scornatevi, scannatevi, sparatevi, fate quel cazzo che volete, io non voglio sapere, allora, se cerco di aggiustare le cose da parte, per uno sono di parte per l'altro, cioè ragazzi, non è così, no no, comunque è un lavoro di merda, questo che dice bene un altro collega, è un lavoro di merda. Se mi viene la voglia di piantare tutto baracca, andare là in quelle isole, fare un cazzo tutto santo giorno, vivere di niente, di pesce, finché campi, se poi ti viene un scioppone vaffanculo e chiudiamo la baracca, fare un culo stare qua a combattere e cercare di quadrare le cose, poi alla fine cosa viene fuori? Una merda, vabbè va, fanculo, va.